Salve! Mi trovo a cospetto, del lago Cecita o Cecita. Lo volevo far vedere perché adesso è veramente straordinario, perché è la piena massima che io ho visto fino ad oggi. Tant'acqua, quindi si vede un lago veramente immenso, bellissimo, una vera cartolina. Sono salito per andare a vedere, trovare un po' di funghi, porcini, ma ancora nulla. Almeno noi neofiti non riusciamo a trovarli. Alcuni li trovano, ma presumo in alcuni punti precisi. Adesso mi sto recando all'Origa, perché hanno creato una zip. Diciamo come una sorta del volo dell'angelo, non so esattamente cosa sia, volevo andarla a vedere. E magari anche in quella zona c'è qualche punto mentre passo, che riesco a trovare almeno per fare le classiche tagliatelle. Ma al momento non vedo nulla. Che ne dite di questo posto? Anche da questa parte una vera magia, adesso c'è un ponte. C'è poca gente stamattina intenzionata, ma è un posto veramente straordinario, una vera cartolina. La Sila è bellissima, un po' di manutenzione meglio sotto il discorso della viabilità, ma tra l'altro sono anche laghi artificiali che sembrano praticamente che si sposino perfettamente col territorio. Ma chi è idealizzato il lago Cecita, Sante, Ampollino, come se ci fossero sempre state, ecco. Adagiano questi laghi perfettamente con tutto il resto. In simbiosi, in armonia totale. Nessuno potrebbe dire che questo è un lago artificiale. Almeno io non lo vedo. Vi saluto, io vado avanti, poi ci sentiamo magari più avanti. Bellissimo. Ancora uno scorcio del lago Cecita. Con le ginestre in fiore. Saluti dall'Origa, a cospetto del lago Arvo. Non riesco a vedere dove si trova quella zip nel volo dell'angelo. Non riesco proprio a vederla. Molto probabilmente l'hanno fatto in un altro punto, sempre dove c'è il lago. Mi devo informare. Ma nella parte principale, lago, non vedo nulla al momento. Saluti dall'Origa, sto cercando di inquadrare dove si trova il volo dell'angelo, non vedo nessun movimento, ma ho detto che si trova in questa zona. Vediamo di capirci qualche cosa. Però quando si gira si trovano anche delle belle sfumature. Queste sono, presumo, delle fragole selvatiche. Ma che bella spasera, bellissime. Sfumature della Sila, magari saranno anche saporite. Saluti dall'Origa, mi trovo sempre
vicino al lago Arbo, anzi sono in un lembo del lago Arbo perché quest'anno c'è tantissima acqua, quindi il lago si distende in tutte le direzioni. Mi trovo nel parco dove sono stati allestiti tanti giochi per bambini, più che altro sono giochi ricreativi per mettersi un po' alla prova col coraggio ai vari livelli. Ma quello che volevo vedere oggi è questa zip, che non capito bene come funziona ancora, ma penso che sia questa qua, ho chiesto. Vedete questi palloncini che vedete? Questo è il volo dell'angelo. Parte da un boschetto alto, poi 600 metri, si toccano anche 70 km orari e si arriva poi al punto che vedete. Dire che il panorama non sia suggestivo, bellissimo, anche questi alberi che di pino larico che sembrano tuffarsi dentro questo lago. Niente, adesso provo a salire a capire cosa.